Park Smart è un servizio che stiamo realizzando per facilitare la gestione degli stalli di parcheggio, quindi un servizio per chi gestisce gli spazi per parcheggiare, e un servizio ad utilità dell'utente che avrà la possibilità di sapere in qualsiasi momento dove andare a parcheggiare, semplicemente perché gli dirà quali sono gli stalli liberi. Sia dove, diciamo nella zona dove si trova, oppure semplicemente dice: io devo andare a Catania in questa via, troverò parcheggio, faccio una query e sul telefonino mi arrivano tutti gli stalli liberi occupati che ci sono. La cosa interessante qual è? Uno potrebbe dire: sì, però se vado in zone molto trafficate o in determinati orari potrei semplicemente non avere posti, no? Ma anche quella è un'informazione. Se tu consideri che spesso tu ti devi spostare in determinati orari per andare alla posta, per esempio, vuoi sapere se partendo ora, fra 5 minuti, arrivo e trovo posto. Se già tu sai che posti non ce n'è, magari dici vado da un'altra parte oppure ci vado quando non è un orario di punta. A questo seguiranno tutta una serie di funzionalità che stiamo pensando e che andranno poi a essere inserite mese dopo mese come funzionalità aggiuntive sulla piattaforma. Però questo per ora, diciamo, lo manteniamo nella segrezza. Diciamo che stiamo lavorando intanto alla prima versione che gestirà la possibilità di sapere gli stalli liberi occupati e andare a parcheggiare. E stiamo lavorando per realizzare un progetto pilota in congiunzione con l'Università di Catania. Quindi al Dipartimento di Matematica e Informatica faremo il primo pilota, contiamo di arrivare a farlo per fine marzo, inizio aprile. E contestualmente stiamo lavorando per un progetto pilota anche su Milano, in collaborazione con Edison, che è anche quella che ci ha assegnato il premio Edison Start nell'ambito Smart Communities. E poi ci sposteremo anche su Roma, stiamo lavorando anche per un pilota su Roma, perché ovviamente le grandi città sono quelle con le quali ha senso partire inizialmente, o quelle che sono più interessate perché sentono e vivono il problema quotidianamente. Ma è un sistema che ovviamente può essere utilizzato in qualsiasi città dove la risorsa, parcheggio, no, è una risorsa importante. Perché è importante il parcheggio? Perché noi oggi paghiamo il parcheggio? Perché essendo una risorsa che è limitata e siamo tanti a dover parcheggiare, è una risorsa che va gestita, punto, banalmente, no? Non c'è un altro motivo per cui tu paghi per parcheggiare, se non quello del fatto che i posti sono limitati e più persone rispetto a quei posti hanno la necessità di parcheggiare. I vantaggi della nostra soluzione. La nostra soluzione ha alcuni vantaggi derivanti dal fatto che il monitoraggio degli stadi lo facciamo mediante videoanalisi, per cui con delle telecamere piazzate a inquadrare gli stalli noi andiamo a riconoscere lo stallo quando è libero, quando è occupato, e ovviamente potremo andare via via con le nuove funzioni che andremo a introdurre anche a individuare se hai parcheggiato bene, hai parcheggiato in diritto di sosta, cioè tutto quello che si può pensare che si può fare con l'uso della videoanalisi. I nostri competitor attuali sono quelli che mettono i sensori di parcheggio sotto l'asfalto, sopra l'asfalto, e comunque sono delle soluzioni onerose dal punto di vista della manutenzione, perché se si guasta un sensore sotto l'asfalto, tu devi rimuovere l'asfalto per cambiare sensore. Quindi, diciamo, sono delle soluzioni che rispetto alla nostra hanno lo svantaggio dei costi elevati di manutenzione. Chiaramente l'obiezione può essere: dice, sì, ma se si guasta la telecamera, devi cambiare la telecamera. Ma cambiare la telecamera, io prendo la telecamera e la vado a cambiare. Lì devo smantellare il manto stradale. Questo è Park Smart, non sono ovviamente da solo, io sono il CTO, non è un'idea che è venuta a me, ma ai miei colleghi che sono Carlo Sciuto e Pierluigi Buttiglieri, mi hanno coinvolto in questa loro iniziativa in qualità di CTO o direttore tecnico, e mi sto occupando di mettere in pratica, quindi di far fare la realizzazione reale, quindi con lo sviluppo vero e proprio del software, mettere in piedi, insomma, tutto il sistema.